In Italia si è utilizzata la parola flessibilità in realtà per costruire tanta precarietà, tant'è che questa è la generazione che non sa mai se avrà un contratto di lavoro o se dovrà attraversare un'infinita sequenza che va dai contratti a termine, all'associazione in partecipazione, alle collaborazioni, agli stage, ai tirocini, infinite invenzioni che determinano che quando riescono ad arrivare a un lavoro sono ben oltre l'età della giovinezza e nel frattempo hanno perso competenze, perso speranza, rinunciato ai loro progetti oppure hanno lasciato questo paese. Il Jobs Act mi pare che la cosa fondamentale sia che si continua a non capire quali scelte vuol fare concretamente. Era partito con un'affermazione del Presidente del Consiglio che era bisogna sostituire alle forme di precarietà il contratto a tutele crescenti, adesso ci par di capire che il contratto a tutele crescenti si aggiunge alle altre forme, quindi non ha nessuna efficacia dal punto di vista della stabilizzazione dei percorsi e dell'investimento. Credo che l'Agenzia Giovani ha un'intuizione assolutamente giusta, che è quella di non lasciare nel nulla giovani che non trovano lavoro e che non sono più inseriti in percorsi di formazione. Colpisce un po' la distanza che c'è tra il numero di giovani disoccupati che abbiamo e le domande che sono state fatte, e colpisce la distanza che c'è tra le domande che fanno i giovani e le disponibilità di posti di lavoro.